Buongiorno a tutti. Oggi Cinecittà Semusta e il suo dipartimento educativo vi raccontano il profondo legame che da sempre unisce Cinecittà e le donne. Basti pensare alle tante dive che hanno scelto gli studios romani per girare i loro film, da Anna Magnani a Sophia Loren, da Audrey Hepburn a Liz Taylor. Una galleria fotografica ce le racconta nella mostra Girando a Cinecittà, attraverso i volti di Monica Vitti, Claudia Cardinale, Mariangela Melato e tante altre. Ma le donne di Cinecittà non sono soltanto attrici. Sono costumiste, come Gabriella Pescucci, che attraverso un'attenta ricostruzione storica e prendendo ispirazione dall'arte figurativa, ha vestito gli indimenticabili personaggi di Sergio Leone, Federico Fellini, Terry Gilliam e Martin Scorsese. Sono scenografe come Francesca Lo Schiavo, che ha conquistato Hollywood grazie ad una straordinaria creatività. Sono sceneggiatrici. Una donna si nasconde, infatti, dietro le pagine del nostro cinema. Giovanna Suso Cecchi d'Amico ha scritto le più belle sceneggiature del cinema italiano, da Roma città aperta a Bellissima. Per Visconti ha scritto Il Gattopardo, una delle trasposizioni cinematografiche più riuscite della storia. Poi ci sono loro, le registe, da Francesca Comencini, che ha recentemente girato La Luna Nera, alla sorella Cristina, che ha diretto un'ultima Birna Lisi in Latin Lover, e Lina Wertmüller, premio Oscar, che ha mosso i primi passi a Cinecittà con Federico Fellini e il cui immaginario viene oggi raccontato in una cassettiera della sala della regia di Backstage, il percorso didattico di Cinecittà Semusta.